Se qualcuno facesse una scoperta capace di cambiare il mondo si lascerebbe cambiare? Ci sono persone che sviluppano teorie che vengono considerate bizzarre e deliranti dalla scienza ufficiale. Una di queste persone è Pierluigi Ghina. Eppure, quando le sue macchine entravano in funzione, accadeva qualcosa di inspiegabile. Ma chi era Pierluigi Ghina? Io ho cominciato da bambino già a avere queste sensazioni di studi magnetici. Allora ho cominciato a studiare e sono entrato dentro negli studi della materia. Pierluigi Ghina nasce a Milano il 23 giugno 1908. All'età di 17 anni si arruola volontario nella Marina Militare come radiotelegrafista specializzato. È in questo periodo che Pierluigi Ghina inizia la sua attività di ricercatore controcorrente, occupandosi di elettromagnetismo, fino ad annunciare, negli anni 20, la scoperta dell'atomo magnetico, da lui definito il collante della materia. Nel 1936 il conte Giulio Gamberini, ricco possidente terriero, sposatosi con la sorella di Pierluigi Ghina, lo invita a trasferirsi ad Imola per coinvolgerlo nella gestione della proprietà. Ghina accetta e nella proprietà del conte Gamberini trova spazio utile per continuare le sue ricerche. È ad Imola che compie i primi esperimenti sull'atomo magnetico, riuscendo a isolare il monopolo magnetico positivo e negativo e sviluppando la teoria del ritmo Sole-Terra. Che cos'è un monopolo magnetico? Probabilmente lui lo chiamava il collante della materia. Lo chiamava il collante della materia. Lui diceva che il monopolo magnetico era ciò che teneva legata la materia. Il monopolo magnetico, lui diceva che appunto serviva per generare e per distruggere tutta la materia. In funzione di quale polarità veniva data la materia, lui poteva trasformare la materia in energia e viceversa. Spiega Ghina nel suo testo Il monopolo magnetico. L'energia solare è il monopolo positivo dell'atomo magnetico che arriva alla Terra a spirale. Dalla Terra riparte un'altra spirale verso il Sole con segno negativo e così il ciclo si chiude. Il riflesso di questa energia, abbinato alla pulsazione che lo caratterizza, crea la vita ed ogni cosa animata o inanimata è segnata da un proprio ritmo. Ghina vive all'interno del perimetro dell'autodromo di Imola. È lì che studia, progetta e realizza il suo stroboscopio ritmico magnetico solare. Dice che questo strumento è in grado di avvicinare le nuvole, dice di poter far piovere. Inizia così la sua storica sfida con l'autodromo di Imola. Ghina, come tutti i proprietari all'interno dell'autodromo, era un feroce nemico nostro, perché all'epoca organizzavamo praticamente solo noi, e quindi nulla tralasciava perché le nostre manifestazioni fossero, uso la parola fra virgolette, maledette dal maltempo. E allora, con molto fair play, avvicinammo Ghina per intavolare con lui degli, fra virgolette, sotterranei accordi affinché lui non portasse più avanti queste procedure di pioggia, di intemperie sulle nostre manifestazioni. Nel 90, tutto pronto per il via, mancano 5 minuti, arriva una nuvola e piove, incredibilmente piove solo sul circuito, al di là del fiume. Dove comincia la città c'era sole, piove solo nel circuito. Tant'è che pronti per il giro di ricognizione, Alan Prost, che era uno dei più attesi della giornata, si dipista nel giro di ricognizione e si ritirò, quindi chiara compromessa per la Ferrari. Potresti controllare negli anni quanto è piovuto a Imola quel giorno lì. La coincidenza, io non penso che possa essere casuale, o lo sarà, Questa casa era adibita sotto al laboratorio, sopra abitavo io, e per cui lui aveva
grandi spazi, insomma, per lavorare. La vita insieme era impossibile perché lui era un solitario, lui non ha mai avuto tante persone vicine. Lui era un solitario, lui stava alzato tutta la notte, andava a letto alle 3, alle 4 del mattino, perché nella notte lui faceva le sue cose. Quando erano le 10 e mezza, 11, che noi andavamo tutti a letto, lui scendeva e andava nel suo laboratorio, perché lui nella notte, nel silenzio della notte, riusciva probabilmente a realizzare meglio le sue cose. Per noi bambini molesi era un posto da andare a vedere. Con le biciclette passavamo molto vicino all'autodromo, anzi all'interno dell'anello dell'autodromo c'era la sua casa, con queste macchine grandi e fantastiche. Per esempio questa, che si vede in questa foto in bianco e nero, era la macchina della pioggia. La macchina della pioggia era una pala d'elicottero che Ighina, dall'interno del suo finile laboratorio, faceva ruotare o in un senso o nell'altro, sostenendo che questo avrebbe cambiato il tempo perché poteva spostare le nuvole.